Sport e disabilità vanno a braccetto grazie alla provincia Alpala Don Bosco. Dal 24 al 30 marzo atleti disabili e giovani normodotati si confronteranno nei palazzetti e nelle palestre scolastiche, in competizioni sportive dal basket al nuoto e in conferenze educative. Credo che questo sia un importante momento di aggregazione, come la vogliamo, perché noi, come porta avanti lo sport educativo il Pala Don Bosco, noi portiamo avanti lo sport, diciamo, etico, soprattutto quello che aggrega. Quindi lo sport per tutti, noi l'abbiamo indicato in questa maniera, perché tutti si possono anche divertire e impegnare a fare sport. La manifestazione quest'anno sarà strutturata in maniera inedita. Si inizia al Palazzo dello Sport di Manesseno, con un raduno di società provenienti da tutto il nord Italia, per proseguire poi alla piscina crociera di San Pier d'Arena, dove atleti disabili fisici ed intellettivi proveranno la gioia dell'immersione subacquea con le bombole. Chiediamo agli organizzatori: cosa vi rende più fieri? Se riuscite a dare continuità prevalentemente a un progetto che la provincia ha promosso in questi anni e soprattutto con uno spirito che è abbastanza innovativo. Nella settimana, oltre ad una gara di campionato di basket in carrozzina, il momento centrale sarà il tour nelle scuole, che porterà il progetto in 3 licei, al fine di incontrare, in logica preventiva, i giovani genovesi sul tema degli incidenti del sabato sera ed al contempo sulla necessità di abbattere le barriere del diverso a favore di uno sport integrato, anche grazie a testimonial rosso-blu cerchiati.